Ciao, sono Melissa. Seguite la mia intervista su tutti i canali del Milan. Ho cambiato lavoro. Adesso mi allevo un po', vediamo. Piacere. Ma la mia passione per il Milan è un po'... forse è stata così, casuale. Io sono cresciuta a Cagliari. La prima volta che sono andata allo stadio era al Sant'Elia e poi quando sono approdata a Milano ho iniziato a andare allo stadio a vedere il Milan. Non so perché, ho scelto la parte rossonera. Da lì poi mi sono appassionata, però diciamo che non è stata una fede nata da bambina, ero già un pochino più grande. Poi mi ha rapito. Io seguivo il Milan, ricordo Sheva, che mi sembrava avesse il numero 7. Ti voglio rubare il posto! Beto, che numero vuoi? Il 7, il mio numero fortunato! Ne scelgo un altro! Uno dei miei preferiti era Dida, lui era uno degli idoli. E poi vabbè, ricordo il Milan di Maldini, Costa Curta, il Milan che vinceva tanto e che ha regalato tante emozioni. Io mi definisco un po' maschiaccio, sono cresciuta con due fratelli maschi appunto e quindi sono sempre stata circondata da tanti, tanti boys. Preferivo vedermi in tuta, mi sbucciavo le ginocchia e giocavo a calcio sempre. Lo sport principale che ho praticato è stato il karate, ho fatto regionali, nazionali, insomma è sempre stato una mia grande passione. E poi ho deciso di cambiare e quando mi sono trasferita a Cagliari ho detto ah, perché no, faccio un provino per entrare in una squadra seria di calcio. Ho iniziato a giocare con questa squadra di Quarto Sant'Elena, mi piaceva fare gol, sono sempre stata molto competitiva. Devo dire che sono sempre stata abbastanza grintosa. Una bambina molto attiva, sempre, insomma, mi sono sempre dedicata agli sport, andavo a cavallo, adoravo andare in mountain bike, facevo un sacco di chilometri. Sono sempre stata una grande sportiva, quindi diciamo che le mie giornate si dividevano tra la scuola, i compiti e lo sport. Poi a Milano è arrivata al momento giusto, perché mi sono trasferita a 18 anni quando ho iniziato l'università. E quindi l'ho vissuta con una consapevolezza diversa, quindi arrivare in questa grande città comunque è sempre una misura d'uomo. Ho iniziato con mio fratello pakistano con Mamukkari e poi subito dopo sono stata presa a Striscia. Sono stati anni stupendi, molto divertenti e poi vabbè lì ovviamente abbiamo avuto una botta di popolarità allucinante, quindi insomma è stato un po', no? Oddio, cosa sta succedendo nella mia vita? Però alla fine è stato bello, è stata una grande scuola, lì pretendono tanto, sono molto professionali, ti fai proprio le ossa per poi continuare il tuo percorso. Negli anni è cambiato tutto perché prima esisteva la televisione, era l'unico mezzo di comunicazione. Oggi non è più così perché comunque la televisione, tra virgolette, forse è anche passata in secondo piano. L'arrivo dei social network appunto ha rivoluzionato proprio il modo di comunicare. In 15 anni ormai di lavoro ho visto proprio l'evolversi di questo mondo. Ho intrapreso anche questo percorso più social, ma moderno. E devo dire che funziona molto bene. Molto stimolante perché ti permette di fare tante cose diverse. E hai sempre progetti nuovi e poi è anche, forse tra virgolette, più facile riuscire a comunicare anche all'estero. Figlio maschio, ho dovuto rispolverare un attimino la tecnica perché mi obbliga a giocare a calcio. Sono molto contenta che adesso anche in Italia sta arrivando la cultura del calcio femminile. Io sono nata e cresciuta in America quando ero molto piccola e lì diciamo che è la normalità che le ragazze giochino a calcio sin dalle scuole.
Invece da noi c'era sempre questa divisione, i maschi a calcio, le femmine a pallavolo, le femmine danza. E quindi quando magari c'era la ragazza che voleva giocare a calcio era sempre vista un po' come quella diversa, no? E invece adesso è bello perché è normale, i genitori non devono neanche aver paura di lasciar scegliere appunto anche alle ragazze di poter fare calcio. Ed è bello che adesso venga anche seguito. Riesce a trasmettere la sua grinta e sì, lei era tosta, io mi ricordo. Ero piccola, ma mi ricordo, ho sempre sentito parlare di lei, anche se insomma io ho sempre poi seguito, quindi. Però sì, sicuramente riesce anche lei. Vai, ho un po' paura oggi per un po' l'ansia. Infatti adesso ci penso, se presentare l'idea mi sono portata le scarpe da calcio, ma quasi quasi dico che le ho dimenticate a casa. Vabbè, io d'ora in poi verrò qua a allenarmi, però non si sta male qua, è bello. Sono documentata anche sulle ragazze, le seguo, seguo ovviamente tutti i vostri canali, quindi ho visto anche la partita contro la Roma, che è andata molto bene, no? Un 4-1 mi pare. Quindi insomma, bello, molto bello, sono contenta. Ma le donne non sanno giocare a calcio. Certo che noi donne sappiamo giocare a calcio. Il Milan maschile, sono stata a vedere il derby, quindi mi è scesa qualche lacrima. Siamo arrivati troppo convinti forse di vincere. Io ho sempre poi ammirato Gattuso e dagli anni passati che ho sempre detto bisogna dare il tempo. Il tempo è sempre quello che poi ti porta i risultati a casa. Invece oggi no, si tende sempre a cambiare allenatore, appena non vince due partite di fila, via a casa, non va bene. E invece questa volta sono state fatte secondo me le scelte giuste, bisogna sempre dare il tempo perché i risultati non arrivano mai dall'oggi al domani. Gattuso è sempre stato un campione in campo, un simbolo del Milan. Essere stato un campione prima non dà per scontato che puoi essere un buon allenatore dopo, perché devi avere anche la passione di fare l'allenatore, quindi sai, non tutti i campioni magari del passato desiderano essere l'allenatore piuttosto che. Quindi no, non era una cosa scontata, però poi invece ha dimostrato di poter esserlo al 100%. La grinta da vendere è fantastico. Solo quello è un gran vantaggio secondo me per i ragazzi, soprattutto perché adesso c'è un Milan molto giovane. Quindi con ragazzi così giovani devi trasmettergli un qualcosa, secondo me hanno bisogno sempre di stimoli. Quando hai già magari giocatori più grandi, con esperienza, magari riescono anche a motivarsi da soli, invece ragazzi di 19, 20 anni, 21, hanno sempre bisogno di avere degli stimoli dall'esterno importanti, e penso che Gattuso riesca insomma alla grande a fare questo, a grinta da vendere. Donnarumma. E lui è un po', no, sta diventando un po' il simbolo, ha già un'importanza per questa squadra. Ovviamente vabbè, c'è Romagnoli che è il capitano, quindi anche lui secondo me è già molto legato alla maglia e come immagine mi sa un po' del Maldini di un tempo, no? Un ragazzo italiano, questa faccia pulita, potrebbe essere un nuovo Maldini, no? Loro due adesso li identifico molto come il Milan di oggi.